E ora parliamo ancora di imprese e ci spostiamo a Carpi, un'impresa importante che ha compiuto, pensate, 50 anni e si trova al direzionale Carpi Viva e nel corso di una conferenza stampa sono stati celebrati appunto i 50 anni dello studio associato Selmi, uno studio associato che vede tra i protagonisti Alessandra Selmi e Alberto Lazzaretti. Importante è questo studio che nacque nel dicembre del 1972, proprio alla vigilia dell'introduzione dell'IVA. E noi ne parliamo con Alessandra Selmi e con Alberto Lazzaretti. Perché noi professionisti all'epoca gli studi erano pochissimi e le imprese avevano esigenze di approcciare una normativa che non conoscevano, complicata come l'IVA, e ricevevamo domande e quesiti di ogni genere, dal più ridicolo al più difficile, dell'aliquota IVA, cosa dovevano fare, cosa dovevano applicare, eccetera, eccetera. Quindi, sono stati anni anche di informazione, di formazione per il personale, per gli impiegati delle aziende che seguivano contabilità, eccetera. Quindi noi studi tutti siamo stati fondamentali. Oggi l'impiegata amministrativa con un po' di esperienza ha esigenze molto diverse, più legate alla gestione, ai costi, alle incidenze. La professione, la consulenza è un po' cambiata. Dalla semplice domanda quale aliquota IVA si applica a un determinato prodotto. Oggi è il periodo dei contributi a fondo perduto. Il nostro governo ha fatto, ma quelli, con l'attuale o quello passato, ha fatto dei provvedimenti come la 4.0, legge Sabatini, che tendono a finanziare gli investimenti, e è un argomento di consulenza importante, perché poi le aziende da lì decidono se investire oppure no. E quando comincia ad avere dei contributi a fondo perduto del 50% dell'investimento, gli imprenditori ci pensano, quindi è un'occasione da cogliere. Detto questo, una precisazione a quello che si è detto prima per l'IVA, aziende che hanno avuto dei grossi successi e anche margini molto molto soddisfacenti. Adesso stiamo assistendo a un'inversione di tendenza, i parametri vengono un po' riequilibrati, il mercato sta un po' rientrando, si parla di recessione, ma a nostro avviso, non solo il mio, sarà una recessione breve che servirà come assestamento di questa grossa crescita e per poi ripartire o comunque recuperare. Bisogna stare attenti al fenomeno inflattivo, che va gestito bene, sperando che i mercati, sia italiani ma soprattutto quelli esteri, continuino a fare domanda del prodotto. Allora, un cambiamento radicale, devo dire, lo ha segnato la pandemia, purtroppo. Abbiamo proprio un prima e dopo la pandemia. Io devo dire che prima della pandemia facevo prevalentemente in gran numero separazioni consensuali e raramente giudiziali. Dopo la pandemia invece la conflittualità all'interno delle coppie è cresciuta veramente tanto. C'è un poca voglia di accordarsi, tanta voglia di scontrarsi e le separazioni giudiziali sono aumentate veramente tanto di numero. Di questa situazione i magistrati cominciano ad essere, devo dire, un po' stanchi, a dare segni di insofferenza e a volte impongono, proprio impongono, delle conciliazioni. Perché effettivamente, allora, in alcuni casi il conflitto è inevitabile, sicuramente sono aumentati i casi di maltrattamenti in famiglia, questo è un dato di fatto perché la pandemia
oltre ad aver snervato tantissimo le persone con il lockdown, quindi il dover essere chiusi in casa, ma ha creato per molti anche problemi economici, quindi c'è sicuramente più esasperazione. Quindi c'è questa maggiore conflittualità, questa voglia di litigare, di non accordarsi, il clima è molto peggiorato, insomma. Io come avvocato lavoro sempre per cercare di abbassare la conflittualità e riportare i coniugi che non sono più una coppia dal punto di vista sentimentale a trovare dei buoni accordi. Oggi non è tanto facile. Mio padre è un uomo sotto certi punti di vista particolare, perché nella sua vita privata era un uomo tradizionale, nel senso che ci teneva ad avere una moglie che si dedicasse totalmente alla famiglia, mentre nei confronti di me, figlia, ha portato avanti un tipo di educazione completamente diversa, cioè mi ha sempre spronato a studiare, a crearmi una professione, un lavoro, una indipendenza, cioè mi diceva sempre: cerca nella tua vita di non dover dipendere da un uomo, che la tua vita non sia totalmente nelle mani di un uomo. Un po', diciamo, il contrario di quello che poi lui faceva nella sua vita privata. Ma da questo punto di vista lui era comunque un uomo moderno, un uomo lungimirante che vedeva avanti e che voleva appunto che la figlia avesse un futuro il più sereno possibile. Mi ha spronato tantissimo a leggere. Io conservo tuttora nella mia libreria la prima enciclopedia per ragazzi Mondadori che mi regalò, che è meravigliosa, tra l'altro non è